Salve a tutti amici e benvenuti alla recensione della Canon M10. La mirrorless entry level di casa Canon. Partiamo subito da un punto fondamentale: qual è la differenza tra mirrorless e reflex e perché scegliere una e perché scegliere l'altra? La differenza sostanziale tra i due sistemi di fotografia è lo specchio che si trova all'interno del corpo macchina. Le macchine reflex hanno all'interno uno specchio che ci permette di vedere quello che vede l'obiettivo in modo meccanico, analogico, ottico, e quindi troviamo all'interno del corpo macchina questo specchio che si frappone tra l'obiettivo e il sensore. All'interno delle mirrorless invece questo non accade. Infatti noi abbiamo direttamente dopo l'ottica il sensore. Questo rende questa tipologia di macchine molto più compatta rispetto ad una reflex. Questa in particolar modo è la entry level, quindi è la macchina nella fascia di prezzo più bassa di casa Canon. Ha, come qualsiasi macchina, dei pro e dei contro. Analizziamolo un attimo velocemente. Stiamo parlando di una macchina che ha un sensore da 18 megapixel APS-C, quindi significa che ha un fattore di crop delle ottiche. Cosa significa per chi non sapesse che cos'è un fattore di crop delle ottiche? È che, a differenza di una macchina full frame, dove il 50 mm, ottica numero preso a caso, è un 50 mm, in una APS-C, quindi non solo questa mirrorless qui, ma anche ad esempio l'80D con cui sto registrando, ha un fattore di 1,6 per, ossia 50 mm va moltiplicato per 1,6, quindi diventa su per giù un 80 mm. Questo è un calcolo veloce che va fatto quando dobbiamo scegliere un'ottica. È vero anche che per le mirrorless di casa Canon la scelta delle ottiche non è ampissima. Nel bundle con cui viene venduta questa camera abbiamo un 15-45 3.5-6.3 di diaframma. È un'ottica abbastanza versatile per quello che dovrebbe essere l'utilizzo di questa camera. E infatti l'utilizzo che viene dato a questa camera è quella per i creator digitali di nuova generazione, quindi per tutte le persone che vogliono raccontare la loro giornata come vlogger. Questa macchina infatti è stata definita la macchina per vlog più economica, ed uno dei fattori che ce lo fa pensare è il fatto che abbia lo schermino ribaltabile di 180 gradi. Naturalmente può essere messo in qualsiasi posizione, non può essere flippato verso il basso o verso destra, verso sinistra, ma soltanto di 180 gradi verso l'alto. Schermo che tra le altre cose è touchscreen, quindi possiamo andare ad utilizzare il nostro dito per settare il fuoco, o addirittura mentre stiamo registrando il nostro viso possiamo toccare, e il buon sistema di face detection delle Canon ci metterà subito a fuoco. Prima di andare a parlare dei pro e dei contro di questa macchina, vediamo un attimo quali sono le caratteristiche velocemente. In bundle troviamo l'ottica 15-45 mm, che non ha il classico attacco EFS delle macchine Canon, ha un attacco proprietario per le mirrorless che è l'attacco EOS M. E non troviamo grandissima disponibilità di ottiche, infatti ce ne sono poche in commercio, Canon ne ha realizzate poche. Ma possiamo sopperire a questo problema con l'acquisto di un adattatore che ci consente, originale Canon, che ci permette di montare tutto il parco ottiche di casa Canon, e quindi con il sistema EFS. L'unico problema è che naturalmente va contro a quello che è poi l'utilizzo di una mirrorless, che è la portabilità. Questa infatti è una macchina molto più piccola rispetto a una qualsiasi reflex, anche di fascia bassa. Montando ottiche troppo voluminose rischieremo di compromettere quella che è la portabilità di questa M10. Diamo uno sguardo a quello che è il corpo macchina. Abbiamo sul lato il pulsantino per poter connettere tramite wifi o NFC la nostra camera allo smartphone per poter scaricare o visionare fotografie e filmati. Abbiamo dall'altro lato il pulsantino per attivare il flash. Poi abbiamo uno sportellino dove troviamo all'interno il connettore HDMI e il connettore USB. Ed infine, una forse delle peculiarità maggiori, anche se è una stupidaggine, il vano per la schedina SD di lato alla macchina e non nel vano batterie. Vano batterie che invece è sotto il corpo. Sotto, naturalmente, come per tutte le macchine fotografiche, troviamo attacco per la vita da cavalletto. E come detto, dietro troviamo un fantastico schermo da 3 pollici touchscreen.
vedere quelli che sono i pro e i contro di questa macchina. Per contro è il sistema di stabilizzazione, che è praticamente assente in questa macchina. La qualità del prodotto che ne esce fuori purtroppo ne risente tantissimo. Se utilizziamo la camera con una focale piuttosto stretta, ne risentiremo del movimento. Un altro punto un po' più relativo come contro è il microfono. Non è dei migliori, però tra le altre cose, essendo una camera entry level con un costo, in questo periodo è sceso tantissimo di costo su Amazon, il suono del microfono è accettabile, ma sarebbe stato preferibile avere un jack da 3,5 per l'ingresso del microfono. Un'altra cosa che manca è l'attacco hot show per attaccare un flash esterno o un microfono esterno o un qualsiasi altro accessorio sul corpo della macchina. Canon immagino abbia preferito tenere la macchina più pulita possibile, essendo con entry level. Infatti poi nei modelli superiori alla M10 troviamo più connettività. Un altro punto leggermente a sfavore è il sistema di messa a fuoco, che purtroppo non è dei migliori, special modo in condizioni di scarsa luminosità. Non si comporta come dovrebbe, non si comporta al meglio, anche se ho riscontrato problematiche scattando fotografie di giorno in condizioni di ottima luminosità. Se non ha dei buoni punti di contrasto, purtroppo l'autofocus a 49 punti soffre parecchio. Veniamo ora a quello che è uno degli aspetti per cui di sicuro tu dall'altro lato stai guardando la recensione, ossia come fa i video questa M10. Beh, questo è uno dei punti che va incontro, ossia i video non sono fantastici, o non sono all'altezza di quella che può essere una reflex o un corpo macchina che abbia altre caratteristiche. Naturalmente l'utilizzo di questa macchina per registrare video va in base all'utilizzo che ne va fatto. Ad esempio, se siamo alle prime armi e registrare dei video, questa camera è perfetta per l'utilizzo. Se invece siamo delle persone con cui lavoriamo costantemente con il video, purtroppo questa macchina non fa per noi. Ma adesso veniamo ai pro. Uno dei pro, come detto, è il fatto che questa macchina ha lo schermo ribaltabile e quindi nel momento in cui noi vogliamo andare a riprenderci possiamo guardare quello che sta accadendo e poter utilizzare il touchscreen per puntare un punto sulla messa a fuoco. A differenza di come realizza video, questa macchina mi è piaciuta tantissimo per come scatta fotografie. E sì, perché questa secondo me è una macchina che nasce per la street photography, ossia una di quelle macchine, per quanto è compatta, da mettere in borsa e tirar fuori per scattare delle fotografie. È molto più una camera per appassionati o anche una bicam per dei professionisti che vogliono avere un corpo leggermente più compatto. Una cosa che fa capire tantissimo che questa macchina è dedicata agli amatori è come è composto il menu delle funzioni. Infatti ce ne sono alcune molto simpatiche, oltre alle classiche funzioni scattare in manuale per scattare in program oppure con la priorità ai tempi e al deframe, abbiamo delle funzioni molto simpatiche come l'effetto miniatura oppure l'effetto per scattare fotografie ai nostri cibi. Però è una di quelle macchine che per gli amatori e per chi va in vacanza è perfetta. Un altro punto che va a favore è la compattezza. Come detto sin dall'inizio, questa è una macchina, una mirrorless nata per essere compatta, ed uno degli aspetti che mi è piaciuto tantissimo è all'interno dell'obiettivo. Come vedete, l'obiettivo in fase di riposo, quando è chiuso, è di questa grandezza qui, ma porta una sorta di blocco. Quando noi abbiamo l'obiettivo in questa posizione non ci permette di girare la ghiera della focale e sulla macchina ci compare un messaggio, ossia imposta l'obiettivo in modalità di scatto, in posizione di scatto per poterlo utilizzare. Cosa significa? Che noi possiamo andare a sbloccare l'obiettivo cliccando su questa levetta, andiamo a sbloccarlo e da qui in poi possiamo utilizzarlo. Questo è un punto totalmente a favore, perché nel momento in cui vogliamo riporlo in borsa basta chiudere l'obiettivo e abbiamo un corpo ancora più compatto. E infine poi abbiamo un'ultima ghiera sull'obiettivo dato in dotazione per il fuoco manuale, e qui abbiamo un punto a sfavore. Per quanto il menu dell'impostazione della camera sia quello di una classica reflex Canon di casa Canon, la scelta di inserire all'interno di questo menu, e anzi di un sottomenu, la possibilità di selezionare il fuoco automatico o manuale risulta un pochino più macchinoso. Insomma, in conclusione cosa dire? La Canon M10 è una camera da comprare? Secondo me tutto dipende dall'utilizzo che ne volete fare. Se siete dei giovani che vogliono raccontare, girare video e scattare fotografie dei vostri momenti, è un acquisto che senz'altro vi consiglio. Siete dei professionisti che cercate una macchina compatta come bicam per poter lavorare? No, non ve la consiglio. Mentre se siete dei professionisti e gradite una buona camera da tenere sempre in tasca per qualsiasi evenienza e la utilizzate per la fotografia, sì, assolutamente un ottimo acquisto.
Insomma, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Ringrazio Canon per avermi mandato la M10. Io spero che questo video vi sia piaciuto e sia tornato utile. Se così è stato, potete lasciare un mi piace, commentare se avete delle domande da sottopormi. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.